Yuki e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi finalmente siamo qui con una nuova deck Profile in compagnia di Riccardo che ci porta alla sua lista di Madolce. Un altro Maxo so Zexal basato su dei dolci? Molto bello, molto bello Detto questo ovviamente ragazzi però prima di iniziare Vi ricordo che questo video come tutti gli altri è sponsorizzato da Fantasia Store Il miglior negozio per l'acquisto di tutti i prodotti a tema nerd Avete One Piece, che ho già speso dei soldi Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon Avete Funko, avete la maglia di Jumbo Drill, cioè avete qualsiasi cosa La vostra mente può concepire Avete anche la pace nel mondo Inoltre se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon e One Piece Trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, anche comuni ragazzi ti su di tutto, se ne può parlare. Detto questo, eh, rica, tocca a te farci vedere Vai. effettivamente come si tira shifter in Madolce. Quello dopo, quella è la sicretteccia. Partiamo con gli starter del mazzo. Io ci gioco tre in gelatina, tre pandinci per sorellina e tre magilene. Questi sono gli starter più forti. Questo è quello più debole, ma serve perché, specialmente in questo meta, Shifter è molto forte a tirare. E lo gioco di side. Con lei si può tirare. Dopo vi faccio vedere la combo. Due torta calda e servono per la combo. Due messa gelato perché, se ne giocassi uno, lo vedrei sempre in mano. E poi il Brick che è la pannincipessa, bella, ultimate. Che meno. Poi uh, magie castello. Uh, salone e biglietto. Tutte mono perché non vogliamo vederle in mano. Ma se lo giocassimo pure magari si potrebbe pensare di giocare. Uh, ho qualcuno in più di salone. Ma preferisco così in da aggiungere appunto di messaggiare. App. Poi gioco due trappole. Perché mi sono accorto che uh, con una trappola e basta. Vederla in mano è comunque forte. Quindi uh, averla anche una che la vai a settare turno, nel turno dell'avversario. Perché, come va a togliere qualche imbaci dolce spaccandolo. O comunque sia come lo vai a. Magari a triggerare. Tu ti vai a settare se hai la continua di salone. Uh, Un'altra trappola. Quindi avere uh, del, delle carte che in più nel turno dell'avversario che poi le potrai andare ad attivare però solo nel tuo turno non è male. Inoltre c'è un effetto segreto che permette di attaccare come materiale Xyz una carta da mano, cimitero o deck a un mostro Xyz. Forte piccolo repartino per la silfide. Uh, gioco tre papere e mono. Nel, nel, nelle foreste le papere ci aggiungono. Uh, Fata terra, quindi i starter del mazzo. Lui ci fa Foolish uh, di un terra e ci può tornare utile perché uh, tramite lui si può aggiungere una ht che, che poi vedremo. Non gioco l'altro, anche se si potrebbe giocare perché queste carte uh, soffrono shifter. Quindi se devo fare la combo shifter, devo levarle. Staple. Abbiamo tre Ferrir che sono Terra, Crash Blossom, 3 Veiler, 3 Nib, Herald of uh, Orange Light. Questo perché giochiamo molte fate, e infine la Monobell, che uh, appunto è la carta che si può aggiungere tramite forest e Risveglio. Infine, come ultimo tre per del mazzo, Small World uh, sia perché è una delle mie carte preferite, sia perché serve ad aggiungere qualsiasi carta nel mazzo. Passiamo all'extra. Di extra abbiamo. 2 su flocchiali, 2 uh, cioccolata alla moda, 2 tiramisù e 2 fresca tartina. Si potrebbe giocare magari anche uh, così, quindi togliendo un link e un cioccolato alla moda, ma uh, non mi piace per uh, il semplice fatto che se vi vanno a togliere una di queste due uh, non riuscite più a fare la combo e comunque sia rifare la stessa cosa nel, uh, uh, nel terzo turno perché magari non riuscite a chiudere e... Tanto forte, quindi mi danno comunque sia del grand game che a me non dispiace mai, quindi preferisco giocarle tutte e due per. Tanto alla fine vi roccate quasi sempre in magia dolce, non specialate quasi mai il rest. Poi abbiamo un cowboy, una beast dweller, Bagusca, Zeus e Typhoon come altri Xyz. Questo è un pulsante di emergenza. Questo è il secondo pulsante di emergenza. Questo lo fai quando devi fare board wipe e FTK contro certi mazzi e vittoria al tempo, perché è sempre bello vincere al tempo. E infine altri due link che gioco sono Donner perché se ci fanno Bagusca lo possiamo togliere E la Goddess per levare dei pali Allora adesso facciamo vedere una simpatica interazione con lui Come già detto prima per fare questa combo ci basterà avere Macilene e Shifter in mano uh, Facciamo il no, no, Macilene, effetto, ci andiamo a portare la Pandinci Pessorellina Lei per effetto la specialiamo visto che non abbiamo niente al cimitero Facciamo l'effetto di specialare. Ci specialiamo a gelatina. Poi andremo a fare l'effetto di gelatina. Andiamo a tributare e specialiamo torta calda. Uh, qua possiamo fare anche Xyz anche adesso. C'è problema. Facciamo Xyz. Facciamo lei. Effetto torta calda. E bagniamo a gelatina. E specialiamo messa gelato. Effetto di messa gelato. Ci va a portare il salone. Qua adesso facciamo effetto... Nella suffliocchiali, stacchiamo un materiale e poi facciamo il secondo effetto: che quando una carta magia dolce, in questo caso, uno dei materiali, viene mandato al cimitero. Possiamo targhettare due carte. cioè può, può risciaffolare fino a due carte nei cimiteri, sia mio che nell'avversario. In questo caso ci andiamo a risciaffolare dentro la nostra pandincipe sorellina. Si triggerà l'effetto di salone. Salone ci va a settare passeggiata. Quindi abbiamo anche un Omni Negate nel turno avversario. Poi uh, andiamo in End Phase o comunque sia a fine turno. A fine turno tiriamo shift. così il nostro avversario sarà sotto shift. Noi avremo comunque un Omni Negate e del Follow Up tramite Salone. Nel caso uh, in cui l'avversario non faccia nulla, a turno non ci basterà rifare magari l'effetto di Torta Calda o comunque sia... In base anche a quello che abbiamo in mano, giochiamo tranquillamente. Perché, tipo contro Fire King. Fire King al massimo ci mette un, un xyz Che se non sbaglio non è targettabile. Ma non c'è problema perché ci basta letteralmente portare un altro livello 4. 1 e 2, facciamo. facciamo lei. Uh, ci mandiamo mani di lei ci mandiamo una carta comunque sia Madolce giusto per triggerare l'effetto effetto ce lo lo risciaffoniamo perché lei non targhetta e niente GG e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate ovviamente se monterete Madolce e se volete anche Riccardo ma quello tanto lo vedete comunque è l'unico che mi può portare dei detto questo ragazzi ovviamente state easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti